Bene, buon pomeriggio amici ascoltatori da Mauro Caruso e dalla nostra inossidabile Ludovica Di Chiara, grazie per l'inossidabile Mauro. Bene, bene, sono contento che ti ha fatto piacere questo complimento, perché in fondo sta a dire che qualcosa di inossidabile non invecchia, per cui sei sempre giovane, evergreen, Ludovica evergreen. Sì, ti ringrazio, ma andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, questo sì. Qua era giusto un modo per giocare, per scherzare, per introdurre un poco l'aspetto scientifico, l'aspetto, diciamo, il tema scientifico che ha, che ha la nostra trasmissione oggi. Perché? Perché aspetto scientifico? Perché oggi a qui Pianeta Terra parleremo di scienza sì, ma a supporto di tematiche che appartengono comunque alla sfera della spiritualità. Sì, esatto Mauro, infatti avremo come ospite un giovane fisico, Francesco Carancini, autore del libro Studio di un fisico sulle leggi della meccanica divina, sì. Che si è preso la non semplice briga di ricercare e raccogliere varie analisi, ricerche, testimonianze autorevoli e prove scientifiche. Sì. A supporto di quanto fino ad oggi è stato solamente relegato ai avvalorando la credibilità storica e scientifica, ad esempio della Sacra Sindone, dei Vangeli, delle apparizioni mariane, sì. Degli stigmatizzati, trattando anche tematiche interessanti che possiamo definire di frontiera, tipo la reincarnazione, la realtà extraterrestre. Sempre ancora dal punto di sempre vista scientifico e non come mere credenze. Esatto, benissimo. Bene. Tra l'altro scrive e dichiara il nostro ospite: la società in cui viviamo ci ha derubato della nostra vera essenza, riducendoci a meri schiavi, non liberi, dipendenti, che hanno paura di tutto, ignari della nostra vera essenza, delle leggi che la regolano, delle leggi che regolano il creato. Bene, oggi con lui andremo a scoprire il perché di tutto questo che abbiamo appena accennato come introduzione, anticipando però che ci focalizzeremo su un tema specifico che ha trattato nel libro, anche per ragioni di tempo non era possibile trattare altre cose, benché tutte interessanti. Ci focalizzeremo soltanto su una delle analisi, tra le più importanti riportate nel libro, quella della Sacra Sindone. Sacra Sindone e delle prove scientifiche della resurrezione di Gesù. Quindi benvenuto a qui Pianeta Terra, Francesco Carancini. Benvenuto Francesco. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio caro Francesco. Allora, con questo libro hai voluto fornire in sostanza ai lettori delle constatazioni oggettive, di fatti che vengono normalmente, come dicevamo, relegati solo nel campo fideistico, nel campo del credo. Hai trattato fatti che forse oggi possiamo anche constatare scientificamente. La prima domanda infatti che ti rivolgiamo è questa: quanto finora è stato oggetto di fede? Si può e fino a che punto oggi dimostrare scientificamente? Allora, secondo me fino ad oggi, insomma, molte nozioni, molti insegnamenti sono stati presi come caratteristiche, insomma, come qualcosa in cui uno ci crede senza conoscere, oppure chi invece diventa scettico e non crede in niente, sempre che è l'altra faccia della medaglia, insomma, della cieca fede, potrebbe essere ambivalente. Sì. Quello che io personalmente ho voluto fare, proprio come passione, più che passione, credo che sia una missione mia, che sento veramente da quando sono ragazzino, insomma, è andare proprio a scoprire, a sviscerare proprio il vero significato di certe cose, cioè capire veramente il senso, cioè il senso ultimo di quello che ci circonda, di quella forza che sentiamo dentro, che ci porta avanti, che ci spinge a capire da dove nasce. Sì, quindi bellissimo. Io non essendo mai stato così ricco di fede, ho cercato forse di un po' alla Tommaso, insomma, di cercare di sfruttare, forse anche non del tutto in maniera giusta, però di sfruttare la conoscenza, perché quella ho a disposizione, quella ho cercato di usare per prendere una strada diversa, però arrivare sempre allo stesso punto, cioè arricchirmi di fede in una maniera un po' diversa da quella che solitamente viene considerata proprio fede pura, cioè credere senza sé, senza mai, insomma. Mm-hmm. Quindi va bene, questo è partito da sempre, i miei interessi fin da piccolo, non a caso come università ho scelto fisica proprio per, secondo me nella fisica, nelle equazioni, nelle ricerche e tutto quanto c'è un po', è
come si può fare una domanda al creatore e chi è abile a avere gli occhi aperti per sentire la risposta, magari dietro a quelle equazioni, dietro a quei numeri che per certi possono risultare così sterili e freddi, qualcun altro invece ci vede una grande intelligenza che mette in piedi insomma altre intelligenze che praticamente vanno a costituire tutto il creato. Sì, bellissimo. E niente, dopo mettendo insieme diversi argomenti da sempre che mi hanno incuriosito, c'è stato un grande colpo di fulmine nel 2011 che per caso stavo tra l'altro facendo zapping sulla televisione e ho visto che un gruppo di fisici e geniali trattati stavano interessandosi proprio in quei giorni a uno studio particolare sulla simile. E da lì ho cominciato in maniera mia privata a fare altre ricerche, a seguirli durante questa fase di sperimentazione, insomma, e questo, i risultati che hanno ottenuto secondo me sono stati per me un innamoramento, sono stati non so neanche come dirlo, mi emoziono anche a parlarne. Bellissimo, adesso ne parleremo, no, diffusamente durante l'intervista, perché appunto ti chiederemo anche riguardo a questi risultati del gruppo di scienziati dell'Enea. Sì. Voleva aggiungere? Ecco, prego, sì, prego. Scusami. No, se volevo aggiungere altro, quello di chiedevo. Sì, no, volevo dire un po' insomma questo fascino come è cominciato e dove mi ha portato. Insomma. Sì, prego. È cominciato da questo periodo, insomma, questo studio che loro stavano conducendo in questo particolare periodo. Poi sono andato un po' a ritroso e ho visto come sono cominciati gli studi della sindone Scera dal fotografo torinese secondo Pia, che alla fine del 1800 scattò delle foto, ebbe il permesso per scattare delle foto a questo telo e scoprì che aveva delle, cioè le vere immagini che noi vediamo oggi in realtà sarebbe il negativo, cioè nel senso che grazie a lui è uscito fuori proprio le vere sembianze, quelle molto nitide in cui si riconosce il corpo, un po' le varie fasce della muscolatura, il viso, così. Altrimenti la sindone in sé per sé sarebbe un telo di 4 metri circa per 1 circa, con un'immagine molto tenue che anche chi ha un occhio molto ben allenato non verrebbe quasi da... Non sarebbe stato considerato. Dici tu, come non gli sarebbe stato dato il valore giusto che oggi è stato dato, insomma, sì. Sarebbe stato considerato un telo qualsiasi. Sì, non si riesce a capire. E anche da questo qui, poi io l'ho sempre, anche come non avendoci cultura a riguardo, l'ho sempre visto un po' come un telo funerario, cioè come qualcosa che dimostrava la morte. E invece la cosa più sorprendente è che quel telo lì non sta a dimostrare la morte, ma scientificamente è anche proprio corroborato la scienza, sta a dimostrare il processo di resurrezione, ma a livello fisico, cioè non a livello di chiacchiere, sì, insomma, da circolo di cucito, ma veramente a livello proprio scientifico. Molto interessante, cioè, molto interessante. Adesso poi ci approfondirai questo discorso, ti chiederemo delle spiegazioni, ovviamente per noi comprensibili, di questo aspetto scientifico della resurrezione di Cristo immortalata nella tela della Sacra Sindone. Quindi dicevamo da lì, da quella foto che è stata fatta, che è stato visto, insomma, che era venuta fuori un'immagine di uomo, si è iniziato a considerare più seriamente questo telo e ad analizzarlo, quindi, giusto? E a verificarne la veridicità. Prego. Esatto. Secondo Pia aveva dato praticamente il là. Cioè lui è stato quello che ha cominciato un po' a fare uno studio, un po' veramente il primo studio scientifico sulla sindone, se no prima era solo oggetto di ostensioni per fedeli, pellegrini, eccetera. Invece lui ha dato un po' il là perché, dopo di lui, ovviamente è stata sempre costruita molto celosamente, non veniva a chi facesse richiesta, non è che veniva concessa così facilmente, però cosa è successo? Che nel frattempo si sono interessate molto più persone e prima che lo STURP, cioè il gruppo di ricerca che a maggior parte formato da scienziati statunitensi che lo ebbero per 3 giorni nel 1978, in cui si davano proprio i turni, cioè chi lavorava mattina, pomeriggio e notte per fare più indagini e analisi possibili. Ma prima di questo, prima del 78, c'è stato un'altra cosa molto curiosa, un altro evento molto curioso, che due praticamente militari dell'aeronautica militari, John Jackson e Harry Jumper. Sempre statunitense, quindi, sì. Sì,
due capitani dell'aeronautica, credo sia capitani, so che sono ufficiali, essere preciso non so il grado, però penso che siano stati due capitani, hanno chiesto se potevano fare delle fotografie per poterle poi successivamente rielaborare con un software che loro usavano a livello militare. Quindi loro praticamente ebbero il permesso e non hanno fatto nessuno nemmeno che fare scattare delle foto e rielaborarle con un software che praticamente questo software rielaborava cioè l'intensità di colore, non lo vedeva più come un'intensità di colore, ma come diciamo un'altezza, cioè un'altezza che andava a ricostruire un'immagine tridimensionale. Ma già la cosa è stata sensazionale perché praticamente chiunque di noi, se prova a farlo con una propria fotografia o al limite scattando una foto a un basso rilievo, a una statua, così, non si riesce mai a ottenere questo risultato. Cioè, non è verrebbe una cosa molto sfocata e veramente poco rappresentativa. Cosa che per assurdo invece è uscita alla perfezione con la Simone, primo punto, che è È stato possibile molto trovare interessante. questo documento? Sì, È stato pubblicato? basta andare in rete e cercare John Jackson e Harry Jumper, basta scrivere 1976 studi sulla Simone così, e trovano un sacco di risultati, insomma, soprattutto se uno lo cerca in lingua inglese, ovviamente. Poi com'è proceduta, insomma, la ricerca? Poi è proceduta con lo studio dello Sturp, che per 3 giorni si sono concentrati a fare da moltissimi tipi di analisi, a livello ematologico, fisico, biologico, chimico, soprattutto chimico. Hanno fatto spettroscopia Raman, spettroscopia ultravioletta, spettroscopia del visibile. È stata un po' analizzata da tantissimi scienziati con tantissime tecniche, mettendo insieme tanti campi della scienza, insomma, che insieme collaborarono a questa ricerca ininterrotta per 3 giorni. E anche da lì sono uscite fuori delle cose sensazionali, che hanno proprio corroborato il fatto che fosse originale, che fosse di quel tempo lì, che fosse focalizzata a quelle regioni mediorientali perché hanno trovato dei polline, delle sostanze così. Tutto facevano pensare che la Finnone praticamente fosse veramente il tizio di Gesù e non un artefatto medievale. Ecco, tu adesso hai detto questo proprio prima della trasmissione con Mauro, un po' ci interrogavamo, vero Mauro, su questo, se ci puoi appunto chiarire, no? Uno dice, ma come si fa a dimostrare che questo, cioè dimostrabile che questo è proprio relativo a Gesù proprio come personaggio, essere vivente, che è stato, cioè che è veramente esistito? Sì, la nostra domanda era questa, no? Sono Prego Mauro, sì. indubbiamente delle prove scientifiche, no? A supporto, no? Noi, ecco, eravamo indecisi se poter dire è scientificamente provata, diciamo, è provato, scusa, il fatto che la sindone sia appartenuta a Cristo e sia quella appunto della sua sepoltura e risurrezione. O abbiamo delle forti, importanti, ragionevolissime, plausibilissime prove Prove. scientifiche dell'attendibilità di questa tesi? Secondo me assolutamente sì, perché innanzitutto la datazione a radiocarbonio è una tecnica analitica che fatta con le metodologie giuste e appropriate si rivela buona e attendibile e un'indagine assolutamente seria. Ma fatta in altre circostanze, cioè, trascurando dei fattori di interferenza appunto in questo studio potrebbe portare invece a delle conclusioni assolutamente errate. Certo, Per questa è una cosa che esempio. spieghi benissimo nel libro, ecco, ce ne puoi parlare più diffusamente. Praticamente nel 1950, quando fu praticamente realizzato il campione, no, della prova del carbonio 14, aveva un certo tipo di valenza, questo tipo di stima di analisi. Ora, a distanza di 70 anni, dopo tanti accadimenti anche a livello, diciamo, così scientifico nel globo terrestre, non è più plausibile, non è più attendibile la prova col carbonio 14. Ci puoi dire qualcosa in più? Sì, non scendendo troppo nei particolari, perché sicuramente dovrei annoiare, così
Beh, un pochino cerchiamo arrancando di seguirti. Evidenziamo le varie prove, oltre al carbonio 14, che hanno portato a dire che è un fatto realmente esistito e si rapporta il telo proprio, possiamo provare scientificamente, che è appartenuto a Cristo e che la risurrezione è probabile, come hai detto tu, come scrivi nel libro, scientificamente. Sì, allora, cioè, in due parole, quello che il carbonio 14, allora tutto il carbonio che praticamente troviamo in tutta l'atmosfera, così, è carbonio 12, ma ci sia una percentuale molto piccola di carbonio 14. Cosa succede? Sì. Soprattutto sotto forma di anidride carbonica, l'anidride carbonica è formata da carbonio 12, però c'è una parte molto piccola di carbonio 14 che questa resta da organismi sia animali che vegetali, entrano nel circuito vitale e vanno a proprio diventare parte intrinseca di quel corpo. Questa è la stessa cosa che è successa ovviamente nel vino, che è stato dopo coltivato, tagliato e è andato come fiera tessile a sostituire la fine. Cosa succede? Che però innanzitutto bisogna dire che per fare una prova seria, cioè la fine innanzitutto è stata per centinaia e centinaia di anni oggetto di estensioni, è stata sottoposta al fumo delle candele della chiesa, che ovviamente sono ricche di anidride carbonica e quindi anche di quell'isotopo 14. E poi c'è da dire che in tutti questi anni si sono formate sopra, e questo è stato proprio scoperto a livello scientifico, delle colonie di batteri, delle muffe che fanno da vettore a altri microrganismi, che quando si va che con le tecniche di pulizia, di analisi, è stato scoperto non cioè non sono state capaci di ripulire, di riportarle praticamente allo stato puro per poter fare questa analisi. Sì. Uno di questi motivi, un motivo più clamoroso è questo qui. Un altro è che non essendo un oggetto tridimensionale, cioè ossia rispetto alla superficie, lo spessore possiamo considerarlo quasi trascurabile. Cosa diversa sarebbe che se uno volesse fare una prova a radiocarbonio, per esempio a un osso, farebbe un foro, un carotaggio, va a Sì. prendere proprio la parte interna, allora lì si avrebbe una estrema purezza, cioè, si arriverebbe a dei gradi di purezza molto più elevati, ma Ah, quindi invece il usando. test è stato fatto solo sul livello superficiale, insomma. Quindi, no, è stato fatto sul telo, ma il telo è talmente sottile Ah, che è certo, non si impossibile andare riesce a... a rilevare una parte incontaminata, perché è troppo sottile, cioè nel Capito. senso è troppo sottile, è stato troppo esposto a troppi condizioni inquinanti, e quindi già questo è un problema fondamentale. Sì. Ma i fisici linea tendono a sottolineare che un altro problema grande è stato che praticamente tutti i vari esperimenti nucleari, soprattutto fatti nel nostro emisfero, Sì. hanno arricchito enormemente l'atmosfera di carbonio 14, proprio una reazione chimica che i neutroni liberati dalle esplosioni nucleari vanno a interagire con l'azoto atmosferico, e quindi pensiamo che l'aria è composta dall'80% circa di azoto e il resto ossigeno, quindi tutto l'azoto presente è stato coinvolto in questa reazione e ha prodotto dosi massicce di carbonio 14. Quindi un Esatto. motivo è quello lì. Un Che è altro aumentato motivo. praticamente di circa un 20% alla fine degli anni 90, no? Mi sembra attorno alla fine degli anni 90 era aumentato circa il 20% rispetto, mi sembra, agli anni 50 addirittura. Sì, assolutamente, E quindi assolutamente. per far capire meglio che cosa comporta questo ai fini della rilevazione col carbonio 14, vorrei chiederti una cosa e poi ti lascio continuare perché ci sono anche altri aspetti che hanno contribuito ad elevare appunto la presenza di carbonio 14 e insomma, a sporcare in qualche modo i reperti, no? Tra cui la sindone. Praticamente questa misurazione consiste semplicemente in questo, che meno carbonio 14 si trova giusto, presente nella tela, e più antica è la tela. Ho inteso correttamente? Sì, cioè nel senso che la quantità maggiore di carbonio 14 rispetto a quello che si avrebbe naturalmente dà un effetto di ringiovanimento, detto Ecco, proprio in due parole. appunto. Quindi più carbonio 14 è più giovane, meno carbonio 14 è più antico. Ecco, no, era per chiarire, sai. Va bene, va bene. Prosegui pure, scusa l'interruzione. No, 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 assolutamente, anzi, guardi, mi piace più.
Ecco, invece di fare un monologo, questa botta risposta, perché forse può anche a me farmi capire un po' più come interagire, insomma, con chi mi sta ascoltando e Volentieri, se riusciamo, se siamo all'altezza di interloquire, ben volentieri. quindi quali altri elementi, oltre al carbonio 14, sono stati riportati a supporto del fatto che questo telo apparteneva al periodo della risurrezione di Gesù, al periodo in cui è vissuto Gesù Cristo? Tu prima parlavi anche dei polline, insomma, sono state trovate, sono altri elementi, insomma. Ma in realtà questa del carbonio 14 è l'unica prova che fa pensare che sia addirittura la prova del carbonio 14 fornisce una data che va dal 1260 al 1390 con uno scarto di più o meno 90 anni come margine d'errore, però insomma è l'unica prova. Invece ci sono tantissime altre in cui, per esempio, il modo di crocifissione, che era tipicamente quello che usavano i romani, il modo in cui è stato flagellato con i flagelli, cioè con i flagelli che erano fatti da tre corpi, che ognuno aveva un certo numero di usticini proprio che corrispondeva ai corpi inserti nel corpo, e quindi da lì si è visto questo fattore qua. Praticamente sul telo sono stati trovati dei pollini e dei semi di determinate piante che appartenevano solo a quella zona. Sì. Circoscritta intorno, insomma, a Gerusalemme, nella zona, insomma, di Gesù. Avevo letto anche dei profumi, se non sbaglio, che di solito si mettevano all'interno, no, dei sepolcri dove venivano appunto Mirra e aloe. deposti i cadaveri, no? E questo è anche un altro aspetto molto importante, perché questa mirra e aloe che veniva costruita sul telo per avvolgere il corpo, praticamente ha fatto sì che per risciogliere il sangue. E per un processo proprio ematologico che si chiama fibrinolisi, ha permesso di capire che il corpo, da come si è sciolto il sangue e poi ricoagulato, ha fatto proprio capire che il corpo dal telo non è stato, il telo non è stato mai svolto, cioè il corpo è come se fosse sparito Non è stato dall'interno del rimosso? telo, perché non sono stati trovati né segni di distacchi di crosta, cosa che sarebbe assolutamente avvenuto se qualcuno avesse cercato di sottrarre, di trafugare il corpo, né segni di sbavature, cioè le macchie di sangue, come si sono formate, sono rimaste assolutamente coerenti alla forma originale. Quindi anche questa non è una cosa che, cioè, è detta dalla scienza, quindi non è detta da un racconto così, è Sì. stato provato proprio questa cosa. Quindi questo. Voi scienziati dite anche dei segni di tortura, no? Che sono rimasti impressi del come il corpo, no? È stato delle lesioni che ha riportato, che si evidenziano anche la tortura che quest'uomo ha subito. Per esempio, non si capisce come si sostiene la tesi del falsario medievale, non si capisce come sotto il costato, sotto il torace, dove nel lato del cuore, è stata trovata una macchia di sangue e siero divisi, ma è stata solo una scoperta recente, cioè nessun falsario medievale poteva sapere che è un processo proprio che avviene proprio quando il cuore si squarcia a causa di dolori assolutamente enormi come potrebbe essere quelli di una tortura o di una crocifissione, quindi sarebbe assurdo pensare che ci fosse un falsario medievale che fosse così erudito in queste tecniche da poter mettere in campo, attuare una sciarada di quei livelli. Esatto, quindi sono molte, molte le evidenze scientifiche che fanno convergere, appunto, che confermano la plausibilità dell'esistenza di questa tela. Innanzitutto la datazione, poi continuiamo il discorso della datazione col carbonio 14, perché ad un'analisi di tre istituti, quelli che, insomma, di cui parlavi prima, no? Questo esame che ha datato l'antichità della Sindone tra il 1260 e il 1350, qualcosa del genere, no? Mi dicevi. Poi ci sono state altre invece indagini che hanno dato opinioni diverse. Stavi tra l'altro parlando prima di come c'erano diverse fonti di inquinamento, no? Che hanno
che hanno inciso in queste poi risultati che hanno datato al Medioevo, i tempi dell'antichità della sindone. Tra l'altro parlavi anche dell'inquinamento, mi sembra nel libro citi la rivoluzione industriale, il bruciare i carbon fossili, che ha contribuito anche questo all'aumento, no, del carbonio 14. Esatto, anche perché prima che si bruciasse carbone fossile o petrolio c'era un bilancio perfetto di anidride carbonica tra quella che veniva emessa dalle piante e entrava nel ciclo, veniva riassorbita, era sempre un ciclo continuo, insomma, e quindi rimaneva bilanciata. Invece c'è stato un forte sbilanciamento quando la gente, le persone hanno cominciato a prendere carboni fossili, petrolio, quindi hanno rimesso nell'atmosfera, sotto forma di anidride carbonica, carboni, di fonti molto più antiche, ovviamente che anche lì è stato sbilanciato. Per carità, ci sono sempre dei fattori di correzione che in teoria dovrebbero tenere conto di queste cose, però nel senso questo ha influito molto. Cioè, anche i fisici, proprio i fisici dell'ENEA, prima di ovviamente dare la loro versione dei fatti e fare i loro studi e esperimenti, hanno tenuto conto anche di tutte queste considerazioni qua. Però ecco, Dimmi, prego. no, però ritornando secondo me al punto focale proprio dello studio di questi fisici Sì, infatti, sì. capitanati da Paolo Di Lazzaro, è stato proprio che loro sono stati gli unici al mondo e anche forse più accreditati ad oggi sullo studio della sindone, sono stati loro che praticamente hanno provato a ricreare l'immagine quando ci hanno provato tantissime persone con moltissimi mezzi. Loro ci sono riusciti a ricreare una cosa quasi identica per molti aspetti a livello microscopico, non macroscopico, a quello che riporta la sindone. Per esempio, loro hanno escluso insieme a anche altri gruppi di ricerca separati che la sindone non è assolutamente un dipinto, non è assolutamente una fotografia, non è una ossidazione disidratazione dovuta a acidi, non è un'ossidazione dovuta a riscaldamento, per esempio, di bassi rilievi, come hanno provato a fare tanti, tra cui Luigi Carlaschelli, chimico, credo dell'Università di Padova e anche ovviamente membro del Del CICAP. CICAP, certo. Quindi ci hanno provato in tanti a ricreare questa cosa, ma dov'è che tra virgolette cascalassino? Il problema è che a livello macroscopico molti risultati sono stati molto veramente verosimilmente assomiglianti alla sindrome originale, però a livello microscopico nessuno di questi ha le stesse caratteristiche, ma neanche lontanamente. Per esempio, il vero problema è che nessuno è riuscito a ossidare questo lenzuolo, insomma questa tela, per uno spessore estremamente sottile come quello della sindone, perché praticamente se noi andiamo a analizzare punto per punto l'immagine formata sulla sindone è Sì. stessa a 2 micrometri, cioè 2 micrometri vuole dire un quinto di millesimo di millimetro, quindi cioè, è veramente uno spessore talmente sottile che avrebbe coinvolto praticamente un filo di lino, per capire un po' come funziona, un filo di lino che costituisce la sindone, è formato da circa 250 fibrille. Queste fibrille si può immaginare come dei piccoli cilindretti, e intorno a questi cilindretti c'è una membrana che chiamano appunto la primary cell wall, cioè sarebbe lo strato di cellule primario. Che nella sindone stessa solo quello lì è stato ossidato e disidratato, Accidente. e invece è quello che ha quell'effetto di quel colore leggermente più scuro rispetto al telo. Ecco, Accidente. tutte le altre tecniche sono penetrate per spessori di 100-200 volte maggiori a questo strato così sottile. E Quindi non è replicabile questo tipo di, se non ecco, ci sono andati vicini questi scienziati dell'ENEA, se no non è replicabile, secondo le attuali conoscenze, questo tipo di impressione sulla tela, insomma. esatto, volevo proprio arrivare qua perché per me la cosa più affascinante è che, cioè, a parte che non è replicabile, ma l'unico modo per ottenere un risultato come quello della sindone
è a farlo attraverso con una luce potentissima, come hanno fatto loro con un laser a Ah, cima di di questo volevo sì. con una lunghezza d'onda, mi sembra, di 196 nanometri, con un molto intenso, con degli spot, cioè con dei flash molto rapidi. Dopo molti mesi di sperimentazione, sono riusciti a ottenere lo stesso risultato, che ha in sé le stesse caratteristiche anche a livello microscopico. È E stato. quindi, Prego, prego. no, loro dicono: noi siamo fisici e non possiamo dirlo, però per ripetere le loro parole, hanno detto che diventa, secondo loro, successa una botta tremenda, cioè come fosse avvenuta una microesplosione nucleare. Infatti stavo per dire, esatto, no? È Contenuto. stato detto questo, cioè che è stata molto forte, molto intensa, che ha impresso, cioè. Breve. L'immagine sul telo, quel gruppo Enea, ricordiamo il gruppo di fisici di Frascati in provincia di Roma. Quindi sì, Anche quindi perché sì, cioè, scusa Mauro, che in effetti il giallo che mostra il telo, che l'immagine ingiallita, è dovuta, infatti te dici, comunque voi dite, voi fisici, che è dovuta anche comunque è normale come qualsiasi altro tessuto che viene esposto al sole, quindi questo è anche un'ulteriore, no? Riprova? sì, cioè io penso che allora, come noi siamo abituati dall'esperienza comune di tutti noi, qualsiasi, per esempio, tutti noi abbiamo dei libri di quando, che ne so, facevamo l'elementare piuttosto che le medie, e ci si accorge che col tempo queste pagine tendono a ingiallire, proprio un processo di ossidazione, proprio dovuto, causato da certe componenti che stanno nella luce. Praticamente sarebbe ossidazione e disidratazione, che sono due processi, insomma, che si verificano in concomitanza. Però questo è l'immagine praticamente intorno a quello che è la sindone. Infatti, chi l'ha osservato a occhio nudo, la sindone, in realtà a occhio nudo non si vede quasi niente, perché questa immagine più scura è veramente poco più scura del resto del telo in cui si è formata. Però è questa immagine stessa che è rielaborata tantissime tecniche scientifiche, vista e studiata con varie tecniche, appunto, tira fuori delle caratteristiche e ancora continua a sorprendere, e ancora soprattutto la sfida è aperta, nessuno è riuscito a replicarla, cioè, con tutte le cose che abbiamo, con tutte le tecnologie anche che abbiamo a disposizione, ma nessuno si è neanche avvicinato a ricreare una cosa del genere, insomma. Quindi in sostanza non stiamo parlando, cari amici ascoltatori, di un telo qualsiasi, non stiamo parlando di un telo che arbitrariamente è stato voluto dipingere come il telo che ha avvolto il Cristo al momento della sua morte e della sua resurrezione. È un telo assolutamente atipico, particolarissimo, con dei test scientifici che sono stati fatti che dimostrano delle cose che non capiamo come possano essere avvenute se non appunto alla luce di questi ragionamenti scientifici che ci sta proponendo il nostro amico Francesco. Quindi, proprio per ritornare al discorso iniziale, Francesco, no, della prova scientifica della risurrezione di Cristo, noi abbiamo detto che, te hai detto prima più che altro, che è stato dimostrato che il corpo non è stato rimosso, per via, adesso tecnicamente l'hai detto tu, io non lo so riprodurre, comunque per il fatto che, di queste macchie di sangue, che quando te rimuovi un corpo, no, si formano in modo diverso, insomma, si presentano in modo diverso. Staccano. Ecco, uno, e poi c'è stata questa esplosione di luce che ha riprodotto, che ha impressionato il telo. Ecco, quindi è come se questo corpo si fosse volatilizzato, cioè scomparso così in seguito anche a questa esplosione di luce. Dopodiché è stato anche dimostrato che, come dicono i Vangeli, sembra che effettivamente si possa dimostrare che questo corpo sia stato all'interno del telo effettivamente per poche ore, nel senso di pochi giorni, quindi 36 ore, no? Quindi quasi 3 giorni, come i Vangeli dicono, dopo 3 giorni Gesù risuscita, quindi come ulteriore prova. Che Sì, anche questo è stato è provato a importante, livello no? scientifico. Sì, però proprio perché intorno agli orifizi, per esempio, intorno alla bocca, se il corpo fosse rimasto per più di 36 ore, si dovrebbero essere formati degli aloni scuri, proprio Putrefazione. dati dai gas di putrescenza dovuti proprio a questo processo. E Sì. invece questi non ci sono stati,
realtà sul telo, quindi anche da quello si capisce che un'altra prova a dimostrare che anche lì il corpo non c'è stato, quel corpo lì all'interno del telo non è rimasto assolutamente per più di 36 ore. Esatto, non c'è stata decomposizione, non c'è stata putrefazione. Sì, e un'altra cosa ancora più interessante è che sotto le macchie di sangue non c'è immagine sindonica, cioè nel senso che a proprio a dimostrare che l'immagine si è prodotta in un secondo momento, cioè non è che qualcuno l'ha prodotta prima e poi l'ha imbrastata di sangue per fare la sceneggiata, insomma, come se fosse veramente... Ti dice, è stato preso il corpo, avvolto nel telo dopo che è stato crocifisso, quindi il sangue già c'era, è stato impresso. E poi dopo, quell'immagine quindi si è formata dopo, al momento... Dopo. Esatto, quindi, quelle immagini di sangue erano in seguito al fatto che il corpo che è stato martoriato è stato messo in un telo. Sì, ma dimostra anche scientificamente la cronologia, cioè esatto, la resurrezione è venuta dopo la morte, cioè dopo la formazione del sangue, e si è scoperto anche perché sul sangue ci sono delle particolari molecole così che sono in grado di assorbire delle radiazioni, soprattutto di quelle di una certa lunghezza d'onda, che quelle delle stesse che hanno usato praticamente i fisici dell'Enea. Esatto, quindi vuoi dire tu che prima è stato dimostrato che, come dici tu, a livello cronologico, quindi di tempo, che le immagini di sangue sono impressionate prima sul telo che dell'immagine stessa. Esatto, quindi secondo me, se uno la vede come la vedo io, che quello era un corpo realmente che ha subito la passione, un corpo che è morto, un corpo che è stato avvolto nel telo, un corpo che è resuscitato, tutto porta, cioè nel senso che lì è chiaro che praticamente l'immagine si è formata in un secondo momento rispetto alle macchie, cioè proprio logico. È stato dimostrato anche che è sangue umano, non so se mi sembra che non l'abbiamo detto, sì, no? Sicuro, ma mi sembra che sia stato proprio Baima Bolloni aver detto per la prima volta dopo i suoi studi a dire che non è un sangue di un primate, come si è fino a quel momento pensato, ma è proprio sangue di razza umana, e mi sembra anche sia, adesso non vorrei dire cose che non sono sicuro, però sì, assolutamente. Mm-hmm. E un'altra cosa che volevamo chiederti, no? C'è stata un'altra analisi fatta nel 2014 da un'equipe del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova. Ce ne puoi parlare? Qui pare che la datazione sia differente rispetto a quella che sarà data, che la daterebbe al Medioevo. Sì, sì, loro credo che penso che vi riferiate a quella del professor Fanti. Del professor Fanti, sì. Più che altro hanno cercato di ricreare la stessa cosa dei fisici dell'Enea, però lui con un mezzo assolutamente diverso. Lui ha costruito praticamente come fosse un corpo, una statua di metallo, e attraverso dei macchinari sofisticatissimi e molto potenti, che addirittura riuscivano a generare qualcosa come intorno al megavolt, quindi delle energie elettriche fortissime, mm-hmm. dei campi elettrici immani, e sono riusciti a creare un'immagine sinistindonica, però con delle caratteristiche un po' strane, tipo come l'immagine si è formata non nella parte del telo che veniva a contatto con questo manichino, diciamo, di metallo, ma dalla parte opposta. Questo è stato scoperto dopo, perché praticamente il telo con quel forte campo elettrico si è comportato un po' come, non so, per chi è appassionato magari di elettronica, come un condensatore in cui ci sono i due piatti e in mezzo il dielettrico, e ecco, il telo si è comportato come il dielettrico e la scarica è avvenuta nella parte esterna, e quindi è quella che è riuscita a impressionare molto maggiormente la parte del telo sindonico. E loro avevano dato una datazione prossima al 33 d.C.? Quindi, però sembra, ecco, che è uno studio che non ho approfondire, perché è rimasto sembra un po' fermo, quindi con poca chiarezza e poca dimostrazione di veridicità. Poi te dici che anche come ulteriori prove, no?
Dalle analisi del telo e di queste immagini che si è impressa sul telo, come avevamo accennato prima, ci sono anche i segni delle torture, quindi io mi sono segnata anche nel fatto, come dicevi tu prima, no? Come è stato crocifisso, nel senso le rotture in seguito ai polsi, il fatto che lui è stato i chiodi che non sono stati messi nelle mani, ma nei polsi, quindi che ha provocato delle rotture che sono riportate, sono state impresse nel telo, così come la posizione della gamba, no? Che indica determinate cose, cioè la modalità della crocifissione, che quel modo quel tipo, quel modo in cui venivano crocifissi al tempo di Cristo era quello e non altro, cioè tipo la gamba, no? Che non aveva il supporto sotto, quindi provocava una certa sofferenza. Lo stesso i polsi, i codici sui polsi e non sulle mani, cioè poi Esattamente. Sì, giusto. cioè sì, per esempio anche questo va a contrastare con chi vuole per forza dire che è stato un falsario medievale a mettere la scena, perché tutti, per esempio, nell'iconografia medievale si vede che in qualsiasi dipinto o statua che sia, si vede sempre che la crocifissione avveniva al centro della mano. Non si capisce perché qualcuno doveva andare a cambiare, insomma, questa visione un po' iconografica, insomma, che è entrata un po' nel DNA, e tutti pensavano che sempre, da sempre, Gesù fosse crocifisso con il chiodo inserito Infatti, praticamente al centro della mano. non Invece sarebbe ragionevole per un falsario, non sarebbe quantomeno. ragionevole, no? Invece si è capito proprio che anche da lì si dimostra che è stato inserito proprio al centro del polso, poi perché gli studi in medicina hanno spiegato perché l'osso in quel punto si incrocia in una particolare maniera e c'è una certa resistenza che potrebbe tenere il peso, per esempio, di un uomo sui 75-80 kg, cosa che invece al centro della mano non potrebbe sussistere perché si lascerebbe. Esatto, anche perché voi appunto avete detto che non c'era al tempo in cui Cristo è stato crocifisso, non c'era il supporto ai piedi, quindi il peso sarebbe stato maggiore da sostenere, no? Che poi questo è stato messo successivamente, quindi a maggior ragione non poteva essere sostenuto da chiodi che venivano messi alle mani, insomma, essendo che non c'era la parte inferiore che poteva sostenere la gamba. Bene, quindi è come lo stesso modo il sangue umano, come abbiamo detto prima, è stato dimostrato che apparteneva a un uomo, che quindi, come è stato anche detto a volte, che poteva essere stato dipinto, no? Sì, no, praticamente non so se ho capito bene, ma dici che dipinto sul telo? Sì, avevo letto addirittura anche questo, no? Che il sangue che non era umano, che addirittura poteva essere stato. C'è chi ha detto Esatto, c'è cioè chi ha detto questo, anche questo. quando invece abbiamo No, visto, no, no. No, quello volevo dire no? come Sì. ulteriore, no? Dico, no, ma no, è stato messo dopo, è stato dipinto. No, no, quello allora che la sindrome sia un dipinto è stato proprio escluso. Ormai la comunità scientifica è tutta d'accordo L'abbiamo su detto, questo sì. fatto. Cioè, anche se sono stati trovati dei pigmenti di ocra, però voglio dire, il problema è sempre quello: cioè, si sta parlando di un oggetto che sta in giro da centinaia e centinaia di anni, è passato da mano in mano, da regnanti a papa, a principe della chiesa, o gente che l'hanno tenuta. Quindi è ovvio che potrebbe essere stata contaminata da un In po' da tutti, parte, insomma. certo. Però non ci sono segni di pittura, cioè quello lo studio proprio dei fisici Linea è stato anche proprio il fatto di aver avuto praticamente tra le mani dei fili di questa sindrome, e andando ad analizzare proprio al microscopio hanno capito cos'è questa macchia, cos'è questa immagine, e non è colore, è una Sì. Come disidratazione e ossidazione. Quindi abbiamo detto prima, sì. sì, proprio si esclude proprio per principio, cioè proprio per scoperto, per dato il fatto che non è una Esatto, pittura, non quindi, per colore. esatto, quindi in conclusione, Francesco, visto che siamo quasi alla fine, ci puoi magari quindi rielencare brevemente, dire tutti gli elementi che appunto provano che la sindone è, come dici te nel tuo libro, è la prova scientifica della risurrezione di Cristo, cioè tutti gli elementi che fino adesso abbiamo analizzato in dettaglio, in conclusione. Sì, ma penso che sia un po', ecco, sì, per l'appunto, tutto il riassunto che abbiamo, cioè, per fare un po' riassunto di quello che Sì, abbiamo detto fino adesso, però. ricapitolare, esatto. Perché vogliamo Sì, ripassare, perché sai. penso perché, allora, oggettivamente, da tutti gli studi, a parte questo gruppo di
di tre istituti di ricerca separati, Sì. Che sono in Arizona e Oxford, sono uno e una. americano, uno inglese e uno svizzero. Esatto. E praticamente non, innanzitutto non hanno voluto fornire prove ad altri istituti di ricerca che hanno chiesto i campioni da loro utilizzati per poter ripetere la prova. E questo anche a mio punto di vista di come Omertosi, sono funziona omertosi. nella comunità scientifica è assolutamente poco serio, perché Ebbene, chiunque, uno scienziato serio, è sempre disposto a dare in pasto i propri risultati, i propri dati ad altri per poterli analizzare già un e nella segnale, è già un propria segnale versione. questa cosa, Quindi sì. loro si sono sempre rifiutati. E questo mi ha fatto sempre un po' pensare che sotto c'è qualcosa di non chiaro, qualcuno che ha voluto screditare appunto Sì, questo importante questa cosa, reperto perché secondo me è dell'Olimpia. molto importante, anche perché se quella è vera, se il processo di risurrezione è vero, se tutto quello che ci racconta è vero, uno dovrebbe anche farsi due calcoli e dire: ok, oltre a credere alla scienza, vorrei credere al messaggio che quella persona, che la scienza mi ha detto che sì, è vero, quindi è vero anche il suo messaggio. Quindi Certo. da oggi in poi voglio cambiare vita, voglio seguire i suoi insegnamenti e capire magari delle priorità su un mondo in cui invece tutti rema e va a cercare di andare in un'altra direzione. Quindi Si vede un sarebbe. messaggio un po' pericoloso che non fa tanto piacere, insomma, ad alcuni, o a molti forse. Io credo di sì, perché quindi ecco, Evidentemente. a parte la loro datazione che è rimasta un po' molto, moltissimi, moltissimissimi punti interrogativi, tutto fa pensare e più si va avanti, paradossalmente, più continua a creare sempre più interrogativi e dubbi. Quindi stiamo parlando di qualcosa che dentro di sé è Eccezionale. qualcosa di veramente grande, ancora secondo me da scoprire, e in futuro ci darà, a mio avviso, ancora delle grossissime soddisfazioni. Sicuramente, Grazie sicuramente. Francesco, tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera lo potrete riapprofondire tramite il libro che Francesco ha scritto, La meccanica divina del 2015, dove oltre all'analisi di laboratorio della sindone, Francesco riporta anche Altri argomenti, altri fatti che interessantissimi. appunto sono stati sempre oggetto di credo, e invece appunto si vuole dimostrare che tutto è provato, si può provare scientificamente, no? Come i miracoli, le apparizioni mariane, vero Francesco, no? L'ufologia. Perché tu dici importante, cioè non ci dobbiamo affidare credo, ma dobbiamo. Secondo me bisogna aprire gli occhi e ricercare, cioè continuare ad essere aperti, a capire quando magari si fa una ricerca e anche quella non ci porta a niente, essere sempre pronti a cambiare strada, a rinnovarsi, a capire quanto non si è capito per appunto avere degli spunti nuovi di continuare a ricercare. E poi ovviamente chi ha fede, chi tutto questo percorso ce l'ha già nel cuore, con altri metodi e mezzi, che ben venga, cioè assolutamente. Che ben venga, e poi ecco, ricordiamoci che chi ha una mente razionale e vuole avere un approccio scientifico non deve farsi condizionare ovviamente dal pregiudizio, no? Per rimanere appunto aperto anche ad accettare e ad accogliere eventuali elementi che possono anche contraddire quella che è la sua idea iniziale di partenza. Allora, scusami Francesco, io mi sono chiesta perché non a fisica non andavo tanto bene a scuola. La meccanica divina, quindi meccanica immagino che sia un termine fisico, no? Quindi si intende anche se oggi non parliamo proprio in modo approfondito del libro, però in generale. Meccanica divina, perché questo titolo? Io volevo intendere la meccanica divina perché, un po' paragonandomi alla meccanica classica, alla meccanica quantistica, Infatti. Ah, ecco. quindi ai processi di causa e effetto che c'è va a dire vero in tutte anche in altre discipline, ho sempre creduto che ci sono delle leggi più grandi che non comprendiamo noi, né umani, né, cioè né, noi nel senso come comunità e come comunità Come essere umani, hai detto di bene, scienza. sì. E quindi penso che ci sono delle leggi più grandi che sarebbe bene conoscere o perlomeno tendere asintoticamente a queste conoscenze per vivere meglio, per capire da dove nasce la nostra insoddisfazione, infelicità, e invece aprirci a queste leggi per poter perseguire delle strade, insomma, che portano a
quello che dovrebbe essere la vera essenza dell'umanità, quindi alla gioia, quella che esso ci voleva portare, insomma. Quindi conoscere la verità, perché come dice Gesù, la verità ci rende liberi. Esattamente. Perché tu, esatto, perché dici questo, cioè hai capito che ci sono altre leggi che ci governano, oltre quelle cioè materiali, no? Perché dici anche che, riporti nel libro sempre, che la scienza, fino adesso con le tecniche attuali, è riuscita solo a scoprire il 4% dello scibile, giusto? Sì, cioè nel senso sì, ho compreso male? Sì, sì, no, si basa su una cospicua parte, che è il 4%, che è la materia osservabile, in parte è energia oscura, in parte è materia oscura, quindi di tutto quello osservabile, che è solo un misero 4%, se pensiamo che quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi è una porzione infinitesimale, che pensiamo allo spettro elettromagnetico, va dalle onde radio ai raggi cosmici, e noi riusciamo a, con la nostra, una manciata di nanometri che va da 400 a 700 nanometri, quindi tutto il resto, ecco, per esempio, se noi vedessimo i raggi X, vedremmo, guardandoci, ci vedremmo come febbri, se noi riuscissimo a percepire per esempio l'infrarosso, guardandoci ci vedremmo come delle nuvole, delle nuvolette, e quindi per dire, no, quanto è la realtà, quanto è più complessa di quello che i nostri miseri sensi possono permetterci. Bene, avremo molti punti di vista differenti. Molto interessante. Allora, Francesco, come facciamo a trovare il tuo libro, La meccanica divina? Allora, il mio libro potete trovarlo contattandomi o come messaggio privato alla mia pagina Facebook, oppure per chi volesse mi può contattare separatamente nella mia mail, che è francescocarancini@libro.it, tutto minuscolo, senza punti, niente. E niente, ecco, in questi due modi possiamo accordarci e decidere il modo come scambiarci il libro, insomma, o per posta oppure incontrandoci proprio direttamente. Perfetto. Bene, molto bello, molto bello. Ci auguriamo ovviamente di poter in altre puntate magari affrontare altri argomenti che hai trattato nel libro, Francesco, e intanto ti ringraziamo per aver partecipato oggi con noi a questa trasmissione di Qui Pianeta Terra. Grazie, grazie moltissimo. È stato molto. Grazie. Anche che non sono molto abituato a interviste, forse un paio di punti mi ha tradito l'emozione, però è stato bello anche quello. No, sei andato benissimo, tranquillo, sei andato benissimo. Ti ringraziamo. Bene, allora diciamo che possiamo, ok, se volete potete come sempre scriverci alla nostra mail qui pianeta terra news@gmail.com e riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube Qui Pianeta Terra o sulla nostra pagina Facebook. Penso che abbiamo detto tutto, Mauro. Abbiamo concluso. Di nuovo un saluto a Francesco Carancini e un saluto a tutti voi, cari amici ascoltatori, che ci ascolteranno come sempre su Radio Outmarker, Radio Saius, Viva Radio ed emittenti collegate. A risentirci. Ciao a tutti. Un saluto a tutti e a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio grande. Grazie.